Ciao amici e bentornati su Survival Hacking, il canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete il link in descrizione. Come in descrizione troverete sempre tutte le indicazioni, le informazioni, i link, tutte le cose che riguardano quello che poi vedremo in realizzazione. Oggi vediamo una di quelle cose che, sulle quali io proprio sono un ignorante totale, una cosa sulla quale ho sempre voluto metterci le mani ma che non ce le ho mai messe non è nelle mie capacità, però oggi voglio provarci in qualche modo. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Bene, oggi vediamo una cosa un po' particolare, una cosa veramente di altri tempi, ma diciamo realizzata nei tempi moderni, con una soluzione anche abbastanza economica alla portata di tutti. Oggi, come già forse avete in semi intravisto, tenterò di realizzare un oggetto che utilizza delle valvole. Le valvole, che sono questi oggetti misteriosi, per molti di voi, sono delle piccole ampolline di vetro. Valvole termoioniche sono degli oggetti che negli anni 40, 50, 60, insomma, prima che esistessero i transistor, venivano utilizzate per quello scopo, equivalente a quello dei transistor, diciamo, senza andare troppo nel dettaglio. Quindi questi oggetti qua sono quelli che una volta si utilizzavano appunto per far funzionare le radio, tutti i dispositivi elettronici che avevano dentro un qualcosa di attivo, venivano realizzati con queste valvole. Ne esistevano di tantissimi tipi, modelli, forme, doppie, triple, con funzionalità particolari, speciali, eccetera. Vedetele un po' come delle lampadine un po' speciali, particolari, che hanno tutto un loro meccanismo interno, che neanche quasi conosco, se vogliamo. Purtroppo quando io ho iniziato a fare l'elettronica, le valvole stavano scomparendo, anzi erano proprio oramai sparite e stavano arrivando con, diciamo, soluzioni economiche, i transistor e i circuiti integrati. Quindi le valvole le ho viste, ma le consideravo come delle cose già obsolete quando per me era l'inizio dei tempi. Le stavo già considerando degli oggetti, cavoli, di vetro, che si potevano rompere anche solo cadendo, delicate, che avevano una loro durata, avevano un sacco di difetti, tra virgolette. E poi invece oggi ancora in determinati ambiti speciali, particolari, vengono utilizzate molto di frequente negli amplificatori audio ad alta fedeltà. Oggi vengono ancora utilizzate moltissimo e tra l'altro hanno un mercato molto molto particolare e soprattutto costoso, anche perché non c'è più nessuno che le costruisce quasi ed è difficilissimo trovarle e sono anche abbastanza costose come realizzazione. Ovviamente una valvola costa molto di più di un transistor. La valvola è un oggetto abbastanza complesso da realizzare, di vetro, con tante cosine dentro, mentre invece il transistor ormai ne sforano a miliardi in un secondo. Bene, allora ho fatto un po' la ricerca, ho cercato di trovare qualcosa che potesse essere interessante dal punto di vista di realizzazione, cioè che si potesse realizzare e completare, vederlo subito funzionare, che avesse dentro queste valvole e che non fossero finte come in tanti dispositivi che ci sono in circolazione adesso, anche molto economici, dove trovate i piccoli amplificatori per cuffia a valvole che fanno più scena che reale funzionalità, perché a volte scoprite che vanno a 9 volt, guardate dentro, non c'è neanche un elevatore di tensione e quindi sostanzialmente le valvole sono lì per bellezza, perché le valvole sono dei dispositivi che funzionano a tensioni un po' più elevate, a 6 volt è difficile che possano andare, 6 o 9 volt. Adesso non ricordo esattamente qual è la minima tensione, però sicuramente qualcosina di un po' più alto. Questa in particolare che stiamo vedendo oggi va a 110 volt, anzi 150. Quindi ho trovato un progetto abbastanza economico e interessante, un ricevitore radio FM super reazione. Questo è quello che recita la descrizione. È ovviamente un prodotto, è un kit cinese che ha tutte le spiegazioni in cinese e quindi fatto anche un po' di traduzione eccetera per riuscire a capire. È un circuito base molto semplice, probabilmente non hanno inventato niente, voglio dire, è un circuito di una radio di 50 anni fa che è stata rifatta esattamente oggi con dei componenti magari un po' più moderne rispetto a quelle di 50 anni fa. Nella fattispecie questo ha ben due trasformatori, cioè il trasformatore di alimentazione e il trasformatore pilota d'uscita per l'altoparlante, esattamente come ce le avevano le radio di tanti tanti anni fa. Ha un contenitore open molto molto semplificato, insomma cercheremo di vedere che cosa fa sta roba.
Qui possiamo vedere lo schema che io ho rielaborato, tolto tutte le parti in cinese, ho cercato di tradurre in italiano tutto quello che era possibile. Ho aggiunto anche una nota nella quale fare molta attenzione, perché questo circuito appunto ha 155 volt in corrente continua per l'alimentazione degli anodi e delle valvole, e niente, quindi c'è proprio un trasformatore 110 volt in alternata raddrizzato col suo bel condensatore, quindi per 1,41 155 volt. Il messaggio è: state molto attenti a non mettere le mani sopra questa roba qua quando è accesa, perché sono 155 volt in continua, è rischioso, quindi state molto all'occhio. C'è un 6,3 per alimentare i filamenti delle valvole, che hanno un filamento che serve per riscaldare un elemento all'interno che è stato trattato con un certo materiale, adesso non mi ricordo quale, per il quale genera moltissimi elettroni. Comunque vabbè, la tecnica della valvola non la conosco davvero, sono proprio una sega sulle valvole, e quindi non voglio neanche raccontarvi nulla. Ed è per quello che voglio realizzare questo oggetto qua. Voglio realizzare almeno una volta nella vita una cosa, anche se è un kit dove devo solo mettere sui pezzi e vedere che va. Aver fatto qualcosa che va a valvole, avere una cosa che va a valvole. Adesso non praticamente niente. Ci accontentiamo così, oggi. Era più per una curiosità e una mia libidine che voglio riportare a voi, per alla fine realizzare un oggetto che, se funzionerà, comunque ha le sue belle valvole. E semplicemente ho fatto un lavoro, per chi magari volesse essere interessato a questo tipo di circuito, di sistemare un po' tutte le scritte che ci sono, come per esempio i colori dei fili del trasformatore che non erano riportati e uno bisognava che se li trovasse. Questi danno sia una fotografia di questo genere su come va montato, proprio buttato lì, e questo schema, ed era un po' scritto in cinese. Noi comunque ce lo teniamo come riferimento qua e cominciamo a vedere un po'. Allora, il kit è composto dai due trasformatori di cui vi avevo parlato, che li monteremo poi dopo, per il momento disposto qua. Un cavo che non è compreso nel kit, prendete una spina di un cavo qualsiasi che vi servirà per poi alimentare tutto l'oggetto. Io ho preso la versione con la base di legno, e esiste anche quella senza. Esiste solo col frontale, senza la base di legno, costa un po' di più perché ti danno sto tocco di legno. Chi ha dei tocchi di legno si arrangia. Io non ce l'avevo e l'ho preso con il legnetto. E questo è, diciamo, il contenitore, molto open. Le valvole le abbiamo viste, sono queste due qui, sono due uguali, piccoline. Una cosa che so è che le valvole hanno questa parte qua sopra metallizzata, nera, scura, un po' riflettente, che se è bianca vuol dire che è entrata dell'aria all'interno delle valvole e quindi non sono più utilizzabili, perché dentro sono a vuoto, sono col vuoto dentro. E se è entrata dell'aria vuol dire che si è rotta e quindi non funziona più. E questo materiale è un materiale apposito che, se prende aria, cambia colore e ti serve per sapere immediatamente se queste valvole sono buone o no. E anche queste adesso le spostiamo qua. Allora, la scheda tra l'altro arriva già preassemblata, non è saldata, ma ci sono i componenti infilati dentro. Adesso non so perché questa scelta. E poi c'è un sacchettino con dentro un po' di cosucce. Allora, nel sacchetto c'è un po' di fili colorati che serviranno per fare le connessioni, una manopola, un potenziometro, del filo per eventualmente fare delle altre bobine, perché sono già in dotazione, già fatte, ma ce n'è dell'ulteriore per non si sa mai. Noi adesso non la utilizzeremo, come non utilizzeremo subito il potenziometro. Abbiamo dei distanziali e un po' di viteria assortita, che poi vediamo come andrà utilizzata. Abbiamo un jack per la connessione di un'eventuale cuffia, un condensatore variabile. Il condensatore variabile è un condensatore un po' come fossero i trimmer. I trimmer sono delle resistenze variabili, sono quelle per fare le tarature, eccetera. Questo invece è un condensatore che, con questa rotella girando, varia la sua capacità e serve normalmente, ovviamente, per fare la sintonizzazione dei canali. È un circuito oscillante, questo qui, e con questo condensatore si varia la sua frequenza di oscillazione e con quello si modifica anche la sintonia delle frequenze radio. Abbiamo poi, vabbè, il dado e il potenziometro, che adesso andiamo a mettere qui, la sua manopola. Abbiamo dei diodi, dei condensatori, un po' di materiale e un interruttore. Allora, io comincerei a saldare questi componenti che sono stati già preinseriti così come sono, senza farsi domande.
saldiamo le bobine. Anche le bobine, che sono queste cose qua con le spire, in una radio, se ha una spira in meno, una spira in più, in senso orario, in senso antiorario, in base a tantissime cose, la cosa poi funziona o non funziona. E quindi anche qua sono cose che a volte sono, siamo di fronte quasi a eventi di magia quasi. Se voi guardate le radio, quelle realizzate negli anni 50, 60, non sono realizzate su circuiti stampati, spesso sono realizzate in aria con tutti i condensatori e resistenze saldati in maniera particolare o su delle basette con dei piccoli capicorda dove sono saldate. Insomma, a volte sono delle opere d'arti, davvero. Ecco, tutti i componenti che non hanno montato sono tutti uguali, quindi a prova di errore. Condensatore da 10 nano, 10 nano, 10 nano, 10 nano. 4007, 4007, 4007, quindi niente, sono quattro diodi. Questo è il ponte raddrizzatore in pratica. È il ponte raddrizzatore che è fatto con quattro diodi, normalissimo ponte, quindi. Più in parallelo ci sono anche quattro condensatori da 10 nano che serviranno per far da filtro. Chissà se i Novistor, che sono delle valvole in miniatura grosse così, quasi grosse come un transistor, funzionavano a tensioni sempre elevate o, essendo più piccole, c'era funzionamento anche a bassissima tensione. Proprio di recente un amico su un canale di Facebook ha fatto vedere come si potevano far funzionare, come funzionavano nei tempi di guerra le valvole che necessitavano appunto di un'elevata tensione di funzionamento, con delle radio che invece erano, tra virgolette, portatili, che andavano a batterie con 12 volt o 24 volt. Non lo sapevo, esisteva questo Dynamotor, si chiama, che è un motore che funziona in corrente continua a 12 volt, che fa girare una dinamo che produce energia elettrica, come la dinamo quella delle biciclette, però produce magari 125 volt o più, no? Quindi questo motore 12 volt alimentato da una batteria gira, fa girare una dinamo e da lì Dynamotor, quindi era un blocchetto cilindrico, sembrava che fossero due motori uno attaccato all'altro, di fatto perché una dinamo è quasi praticamente un motore, solo che avevano dei rapporti diversi di avvolgimenti, quindi quella a 12 volt faceva 1000 giri e quella con i suoi 1000 giri produceva invece 125 volt. E quindi era un'idea geniale, cacchio, uno scatolottino, batteria e ottenevi i tuoi 125 volt perché i sorvoltori fatti con i trasformatori, con gli oscillatori, con gli tipo tecnologie di inverter, ancora era prematuro, insomma non era facile in quel momento farli. E quindi complimenti, è una bella pensata. Ok, abbiamo montato tutti i componenti, direi di montare gli zoccoli, che sono questi affarotti qua, che ovviamente vanno infilati qua in questi posti senza possibilità di errore. Ce ne sono due da montare, sono uguali, perché ripeto, le valvole sono uguali, sono valvole che si chiamano 6J1. Mi ricordo che in un episodio podcast nel quale ho raccontato quando ero bambino, proprio piccolo, mi ricordo questo tecnico che veniva a riparare le televisioni in casa, che aveva sta valigia che apriva piena zeppa di valvole, di componenti, insomma tutto quello che serviva, che apriva la televisione, vedeva le valvole che non erano accese o che avevano dei problemi o che lui sapeva che davano quel tipo di malfunzionamento, la toglieva, ne metteva una nuova, accendeva, guardava, funzionava e questo tecnico insomma veniva e col suo cambio valvole faceva il suo bel lavoro, che noi insomma ammiravamo incuriositi. Allora, il condensatore variabile è questo bellissimo affare che ha 500 gambe. Ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allora, questo ha 9 gambe perché questi sono condensatori variabili tipici per le radio AM, FM e quindi è un condensatore variabile multiplo.
che serve per appunto quelle radio che hanno più gamme di frequenze, magari onde corte, onde lunghe e modulazione di frequenza. Ed è per questo che ha tutte queste gambe. In realtà noi dobbiamo utilizzare solo due, perché nello schema è previsto che ci sia qua un condensatore che va da 5 a 30 picofarad, che va messo tra questi due piedini, che poi qua nel circuito è il C5, che va da 5 a 30 pico. Dalla foto si intravede, sembrerebbe che i pin siano questi due da utilizzare, ovvero non il lato dove ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, che questi non vanno utilizzati, nessuno di questi va utilizzati, ma il lato dove ce ne sono 4, dove c'è questo qua in fondo da solo e questi tre qua. E nel disegno si vede che utilizzano questi due. Allora io vorrei misurarlo con il mio capacimetro, che voi vedete qua con dei fili, perché ci sto facendo dei lavori per programmare il chip dentro, fate finta di non vederli. Allora, per misurarlo bisognerebbe infilare questi due qua dentro e poi collegarlo e vedere un po' se girando questa rotella lui varia da 5 a 30 picofarad. Peccato che questo misuratore, come già avevo visto in precedenza quando è stato presentato, non misura sotto i 33 picofarad e quindi non riesco a misurarlo questo condensatore, troppo basso di valore. Allora cosa ho fatto? Ho preso un 100 picofarad che lascio dentro come condensatore di offset, cioè quindi lui misura sempre 100 picofarad, che poi in realtà sono 97 picofarad perché l'avevo già verificato, e in parallelo ci metto questo, così almeno abbiamo un 97 picofarad costanti più la somma di questo variabile, in modo da poter sfruttare questo misuratore. Quindi vediamo adesso con il 97 più quello che dà questo qua, fa 131, quindi è circa 30 picofarad, no? Ora lo giriamo tutto dall'altra parte e vediamo se dà intorno ai 100 picofarad. 111, quindi 111 era 97, circa 11 picofarad. Quindi di fatto non è proprio da 5 a 30, sembra più da 10 a 30. Sembrerebbero questi due pin, per cui ci teniamo questi due al momento. Io taglierò questi non completamente a misura totale, me li tengo un pochino ancora che si possano saldare nel caso, e questi che sono i due li tengo un pochino più lunghi, ma poco. Li saldiamo. Essendo un condensatore variabile che non è attaccato direttamente sul circuito, dovrà avere dei fili che sono i più corti possibili, poi li andremo a mettere. Allora io comincerei a fissare un po' di meccanica. Quindi il nostro bel pezzettino di legno, due viti servono per fissare la parte frontale al pezzo di legno e sono due viti normali tipo queste. Bene, questa è la... Faccio un cambio di piano e metto i connettori, perché così è più facile fare i cablaggi. Questo vale per tutte le parti dove c'è da fare un cablaggio. Adesso metterò dei connettorini, così viene un lavoro più pulito e più facile. Adesso vi illustrerò, sia il potenziometro, che poi lo salderò appunto con... Poi quando lo piazzeremo lo salderemo così, va bene. Poi mettiamo i connettori per il condensatore variabile. Quindi a questo punto io provvederei al fissaggio di questo, ma prima vorrei vedere l'altoparlante com'è che si può fissare qua. Allora vediamo se riusciamo a fissarli con queste vitone. E l'altoparlante era previsto forse che era da incollare, non lo so, però mi piace poco. Allora tento con queste grosse viti e queste rondelle. Ok, diciamo che l'altoparlante è fissato. Poi ci sarebbe questo qua, fissato qua. Poi abbiamo il potenziometro. Abbiamo il condensatore variabile. Bene. E ora fissiamo questo. Io metterei dei dadini come distanziali, poi con delle viti autofilettanti. Abbiamo poi anche l'interruttore di accensione.
che andiamo a posizionare nell'unico buco più o meno rimasto, che è qua di fianco al potenziometro. Cominciamo ad andare a saldare i tre fili del potenziometro, che sono la parte più semplice in questo momento. Allora, ci sono i due trasformatori che vanno piazzati. Allora, i blu sono i segnali che vanno all'altoparlante, lo metterei qua. Questi rossi invece sono quelli che devono andare qua, ci arrivano, quindi io questo lo metterei qui. Qua invece ci mettiamo questo, che io metterei in comune questo pin qua. Sì, mi piace l'idea, mi piace proprio. Metto in comune questo. Ora cominciamo a fare un po' di cablaggio. Allora, i viola da schema sono i 110 volt, per cui questi viola vanno qua dove c'è scritto 110 volt. Utilizziamo il termoretraibile per isolarne. Allora, io purtroppo tengo la ventola qua a aspirazione un po' bassa, perché sennò si sente il rumore della ventola nella registrazione ed è un peccato. Lo so. Quelli che ho chiamato ocra, che sembrano ocra ma sono in realtà marroni circa, colore indefinito, sono i 6 volt del filamento. Cominciamo a stringere i termoretraibili. Interruttore, il filo del 220 del trasformatore lo attacchiamo su un pin dell'interruttore di accensione. Ricordatevi che su questo circuito ci sono alte tensioni, c'è il 220, c'è il 150 volt in continua, insomma bisogna fare attenzione. Ora ci manca il 220, il 220 dove c'è il filo elettrico da collegare, ho preso un filo di un alimentatore in disuso di recupero, andiamo a sbucciare questo. Allora, questo filo qua dobbiamo riuscire a fissarlo qua. Io mi sono procurato questo e anche qua con due belle vitine lo fissiamo. Poi dobbiamo portare un filo all'interruttore di accensione. Andiamo ad isolare sempre tutto.
Bene, ora ci resta solo che infilare le valvole nel loro zoccolo. Le valvole hanno una quantità di pin asimmetrica, uno ne manca sempre, che è la chiave per la quale inserirla, quindi non si può mettere in modo errato. Ricordiamoci sempre che sono di vetro, non bisogna fare troppo. Ed ecco che la radio è ultimata. Mancherebbe solo un pezzo di filo, che adesso metteremo questo qua che abbiamo recuperato qua, così non buttiamo via niente, per l'antenna. Adesso mettiamo giusto un filo perché ci sia qualcosa, ma poi probabilmente sarà meglio mettere un'antenna a stilo o un'antenna di diverso genere. Bene, l'operazione è terminata, è tutta montata e adesso vediamo se prende fuoco o funziona, ma prima faccio un po' di pulizia. Bene amici, siccome il video stava veramente diventando troppo lungo e non era il caso di proseguire, ho dovuto interromperlo in questo modo un po' brusco forse, ma ci rivediamo sicuramente settimana prossima per vedere la conclusione di questo oggetto che un pochino ha fatto tribolare. Per cui per questo video è tutto, ricordate di mettere un like e di condividere il video e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanella ovviamente. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!